Per preparare queste polpette vegetariane con un morbido cuore filante di mozzarella all'interno, bisogna usare delle foglie fresche a foglia verde. Quindi io vado a lavare 314 g di foglioline di spinaci e 161 g di foglioline di bete. Questa è la verdura che mi è avanzata quando feci gli agnolotti alla piemontese. Se vi interessa vi posto poi il video. Bisogna lessare le verdure per qualche minuto in acqua salata. Dopodiché, quando le verdure si sono ammorbidite, vanno tagliate grossolanamente con un coltello. In un padellotto metti una noce di burro, questa pesa 12 g, e dopo averlo fatto sciogliere devi mettere all'interno del pentolino la farina e dopo bisogna mettere anche poco per volta un po' di latte. Io ne vado a mettere 327 ml, questa è la besciamella. Mescola per non far fare i grumi, ma se ti dovesse capitare puoi scioglierli semplicemente con il frullatore ad immersione. Comunque, sta besciamella va insaporita con un po' di noce moscata, mescola, ovviamente metti un po' di sale, mescola e metti anche un po' di pepe. Io uso quello che è pepe nero macinato. Mentre la besciamella riposa un attimo, bisogna stufare un po' le verdure, quindi metti ancora una decina di grammi di burro in padella e fai sciogliere il burro. Metti le verdure verdi in padella che hai precedentemente strizzato per eliminare la troppa acqua e comincia a stufarle, così perderanno ancora umidità contenuta all'interno. Condisci le verdure in padella mettendo un po' di sale e pepe. Dopodiché metti la besciamella assieme agli spinaci. Mescola fino a che i sapori si amalgamano, ovviamente dell'altra umidità se ne va via. Dopo una ventina di minuti circa, poi regolati te in base alla quantità di umidità che c'è nelle tue verdure, devi mettere un po' di purè di patate dentro la padella a fuoco spento, mescola bene, e noi abbiamo messo in tutto circa 42 grammi fino ad addensare il composto e creare una certa consistenza. Questa è la giusta consistenza che poi tu devi avere. Il purè lo devi aggiungere poco per volta. In un piatto metti un uovo intero e sbattilo con una forchetta, invece in un altro piatto devi mettere il pan grattato. Prendi una mozzarella, che non userai tutta certamente, e tagliala a pezzi. Poi devi creare delle polpette prendendo dell'impasto inglobando la mozzarella e poi fai una pallina di queste dimensioni, e bisogna mettere la polpetta prima nell'uovo sbattuto e quando è sporca bene di uovo bisogna mettere la polpetta nel pan grattato. Dai un po' la forma schiacciata alla polpetta appiattendola alla fine, poi cuocila in olio bollente, usa dell'olio per friggere o l'olio di semi di girasole e cuoci per circa 6 minuti, poi il tempo varia in base anche alla dimensione della polpetta. Ti dico solo cuocile fino a che sono ben dorate. Ti aspetto nel mio prossimo video e se ti è piaciuto fatti un giro nel mio canale che troverai tante altre ricette. Iscriviti e ciao!